Diversi mesi fa avevo acquistato un garage all'asta alla bellezza di 100 euro. Questa volta però, dopo ben 6 mesi, ho deciso di comprarne un altro, molto più grande rispetto allo scorso, alla bellezza di 800 euro. E nel video di oggi dovremo andare a scoprire quanti soldi effettivamente potremmo ricavare da tutti quanti gli oggetti che sono presenti all'interno. Riusciremo a guadagnare i soldi del costo del garage? Scopriamolo! Senza perdere tempo, direi di andare ad aprire questo garage che tecnicamente si fa così, ok? Togliamo questo mega lucchettone e con quest'altra chiave andiamo ad inserirla qua e tecnicamente, raga, girando si dovrebbe... Oddio, vediamo... No, forse mi ero dimenticato di togliere questo, ok? Bene. E signori, benvenuti nel mio nuovo garage. Ora tecnicamente... Oh mio Dio, raga. Oh mio Dio, fermi. Apriamo subito la luce, sperando che funzioni. Sì. Non ci credo, raga. Sono dentro il mio nuovo garage. Spoiler, non l'avevo mai visto ed è pieno zeppo di roba. Ora, raga, dato che tutto quanto il magazzino è effettivamente grande, pieno zeppo di roba, direi di partire proprio da qua. Una vera e propria bici. Fermi tutti. Già partiamo con una cosa positiva, ovvero una bicicletta che può avere del valore e allo stesso tempo possiamo andarla a rivendere per rifare i soldi che ho speso per comprare tutto questo garage. Ora, se c'è qualcuno esperto di biciclette, mi scriva gentilmente nei commenti quanto può valere. Ma secondo me, a primo impatto, una bici del genere, dato che le gomme funzionano perché sono gonfie, non sono bucate, spostandoci sulla sinistra troviamo un sacco di materassi che, vabbè raga, devo essere sincero, non mi metterò di sicuro a rivenderli, ma sono 1, 2 e 3 con addirittura anche tutta la struttura del letto. Questa sembrerebbe essere una stufa e forse è anche funzionante, raga. Credetemi che comprare i magazzini all'asta è super divertente, perché non saprete mai cosa c'è all'interno. Può capitare quello buono come quello praticamente scrauso. Tutta questa roba secondo me è invendibile, perché queste mensole sono addirittura... vabbè raga, sì, questo è distrutto proprio, quindi tutto quest'angolo lo andrei a scartare e buttare. E passiamo proprio qua, al centro di tutto il magazzino. Questi sono altri mobili, secondo me, pure invendibili. Ma qua ragazzi, queste sono delle gomme per la macchina. E spoiler, dato che ho preso la macchina da poco, vi posso assicurare che sono nuove. Si potrebbero rivendere e secondo me a testa potrebbero valere 40 euro. Quindi sommate 40 più 40 più 40 più 40. E signori, forse a fine di questo video potremmo ripagarci interamente il costo del magazzino. Stavo comunque sia guardando da qua e questo, raga, no. Ditemi che questo non è quello che penso. Fermi tutti ragazzi. Questo è un altro mobile. Questo è un tapirulan, raga. È un tapirulan. No. È uno scherzo. Io non ci posso credere. Ditemi chi è il pazzo che vende a soli 800 euro tutto questo magazzino. Quello è un vero e proprio tapirulan. Adesso non sappiamo se effettivamente funziona, nei prossimi giorni lo andrò a testare, ma se funziona, usato, una roba del genere può valere quei suoi 400-500 euro, eh. Magari sto sparando una cifra troppo alta, ma raga, guarda, cioè, sembrerebbe essere buono. Ora, di essere rotto non mi sembra rotto, però magari il motore non funziona e quindi poi sono soldi buttati. Ma spostiamoci verso il retro di questo magazzino, che secondo me è anche quello più interessante, perché troviamo questa mega mensola piena zeppa di oggetti. Molti di questi non hanno valore, come ste robe, telefoni vecchi, raga, questa è tutta scartoffia da buttare. Qua dentro non ho neanche idea di cosa ci sia. Secondo me, raga, potrebbe esserci... No, queste sono tipo tutte quante scartoffie, proprio da cestinare subito. Buste. Signori, ditemi che non è quello che sto pensando. Questa forse può essere una valigetta di sicurezza. Oh mio Dio, se troviamo dei soldi qua dentro o se troviamo qualcosa di valore qua dentro, io esco pazzo e mi metto ad urlare, eh. C'è già la chiave inserita. Proverei semplicemente a girare, ok? Non esce, raga. Non esce. No. Fermi. Oh mio Dio, ragazzi,
Raga, si è appena aperta. I primi spot non hanno nulla all'interno, ma se c'è qualcosa di valore qua dentro posso reputarmi effettivamente ricco, eh. Apriamola, apriamola tra 3, 2, 1. Ok. Raga, ci stavo credendo. Questa è tutta altra scartoffia da buttare. Comunque sia, spazzature, buste varie. Qua dentro non so cosa ci sia, ragazzi. Dopo comunque andremo ad aprire tutto quanto nel dettaglio. Ma, raga, raga, ragazzi, fermi tutti. Li avete visti pure voi? Non sono pazzo. Li avete visti pure voi? Non sono pazzo. Questi sembrerebbero essere dei gioielli. No, 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 no. Secondo me nessuno. Secondo me, raga, è tutto quanto falso, perché nessuno è veramente in grado di lasciare oro, argento, bronzo, metallo, perle di diamante dentro un garage da 800 euro. Però qua io ne vedo veramente, veramente tante. Raga, io. No, 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 fermi tutti. C'è scritto perno in acciaio antiallergico. Quindi tutto questo... Oh mio Dio, raga. No, ragazzi, questi non sono diamanti, beh. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, fermi. Guardate quante ce ne sono. Prendiamole tutte, ragazzi. Io dovrei affidare tutta... Ah, qua c'è scritto perno sempre in acciaio inox antiallergico. E qua c'è scritto sempre la stessa cosa. Raga, io porto tutte queste valigette da qualche esperto. Compro oro, rivendi oro, non lo so. E gli andiamo a chiedere se effettivamente hanno un valore. Ora, purtroppo qua non posso dare neanche un prezzo stimato, perché non ho proprio idea di quanto valga l'acciaio. Magari chiederò al mio editor di postarvi qualche conversione da acciaio, determinati grammi in euro, non lo so. Ma io spero almeno dico minimo di rifarci un 20-30 euro, proprio così buttati. Anche perché continuando qua, raga, No. Questo è uno scherzo. Guardate, perle, ancora perle, e orecchini, diamanti, cose stranissime. Guardate quante altre perle, raga. Ora, di sicuro tutte quante queste perle non hanno del valore, perché non penso sia diamante, ma qualche materiale strano c'è, raga. Qualche materiale strano qua c'è per forza, guardate. Io non ho mai visto sta roba in giro. Allora, signori, facciamo così: se questo video dovesse arrivare a 5.000 like, nel prossimo video andiamo insieme dal compro-oro a portare tutta sta roba per vedere effettivamente cosa ci dice e se tutto questo è vendibile oppure no. Ora, comunque, a parte queste valigette che sono veramente tantissime, a partire da qua che c'è roba, qua dentro che c'è altra roba, questa qua, queste due e quest'altra ancora, rimane ad analizzare quest'ultima parte del garage. E signori, questa è una lavatrice. Secondo me funziona, anche se è un po' gialla qua. Sembra un po' rotta, ragazzi, eh. Non lo so, ho un po' di dubbi. Qua questi tubi così che escono, non ho proprio idea. Secondo me anche questa lavatrice dobbiamo purtroppo associarla alla spazzatura, perché sarebbe troppo facile dire funziona e magari sparare un prezzo come 100-200 euro. Anche se vi devo dire, questo frigo, ragazzi, per terminare, questo frigo sembra veramente... Questo è nuovo, raga. Questo frigo è nuovo, ve lo assicuro, mi ci gioco quello che volete. È ancora impellicolato, let's go! Pure un frigo qua dentro! E come prezzo gli diamo solamente 100 euro, ce li facciamo, ragazzi, perché un frigo del genere, impellicolato, quindi c'è tutto quanto la pellicola, è praticamente nuovo. Infatti profuma di nuovo, ragazzi. Sì, ha proprio quell'odore di nuovo. In 100 euro ce li possiamo tranquillamente fare. Adesso non rimane che analizzare nel dettaglio tutti quanti questi pacchi e portare dal compra oro tutte quanti questi anelli e queste cose che ci sono praticamente qua. Ma lo faremo solamente se schiacciate sul tasto rosso iscriviti e sul tasto del like. Se no, non scoprirete mai quanto in realtà ho guadagnato.